Ben ritrovati a tutti su YouTube, sul canale Stefano Bernardi Meteo, per continuare il nostro discorso sui possibili nuovi scenari che potrebbero portare questo inverno a diventare più dinamico rispetto alla staticità attuale degli ultimi lunghi giorni ed anche dei prossimi giorni, perché poi non ci scordiamo mai che abbiamo individuato come target per, diciamo, dei cambiamenti la seconda decade di febbraio, anche se vi avevo detto che all'interno della prima settimana di febbraio, proprio perché l'alta pressione inizia comunque c'è una certa fase di invecchiamento, iniziano dei tentennamenti, ovvero tende a spostarsi un pochino verso ovest e poi a ritornare verso est, mentre fa questi giochetti inizia anche ad invecchiare, proprio perché è logoro questo anticiclone che ci interessa ormai da tanti giorni. E quindi ecco che attorno a metà della prossima settimana potremo avere il transito di una perturbazione atlantica, eccola qui, una perturbazione atlantica che proprio attorno a metà della prossima settimana potrebbe interrompere, seppur temporaneamente, appunto, il dominio anticiclonico, apportando un peggioramento delle condizioni atmosferiche, non certamente freddo, però ovviamente un primo cambio, ecco, un primo campanello d'allarme, chiamiamolo così, per l'alta pressione. Però tornando invece al discorso proprio della seconda decade di febbraio, direi che i segnali sono confortanti. Sono confortanti anche per guardando il determinismo e non solo il probabilismo. Se noi adesso abbiamo capito che verso metà della prossima settimana transiterà questa perturbazione, vediamo casomai gli effetti, ecco, speriamo che possa riportare un po' di pioggia e qualche nevicata in alta quota, però adesso, se noi guardiamo e ci soffermiamo alla media ENS di ECMWF a 10 giorni, e quindi ecco che entriamo nel nostro lag temporale, quindi fine prima decade e inizio seconda decade, se noi andiamo con il determinismo e vediamo la media ENS di ECMWF, ci dà innanzitutto la conferma del fronte polare che inizia ad abbassarsi sensibilmente. Vedete come il segnale di un abbassamento del fronte polare, del fronte atlantico, è molto importante verso le medio-basse latitudini europee. Quindi ecco che la situazione già mostra dei segni di cambiamento in questo senso. Però quello che noi poi... quello che noi dobbiamo guardare sono i movimenti a macroscala a livello emisferici, e vi ho segnato proprio le frecce perché poi facendo il loop ovviamente dei movimenti si arriva a questi diciamo questi passaggi che io vi ho segnato con le frecce per farvelo capire. Comunque si nota molto bene l'abbassamento del fronte polare, quindi probabilmente rientrerà una situazione favorevole a correnti nord-atlantiche a inizio seconda decade di febbraio, almeno così ci dicono questi segnali, speriamo che vengano confermati. Però vedete, mentre ci sarà l'abbassamento del fronte polare e probabilmente un inizio di seconda decade con il ritorno delle correnti polari nord-atlantiche, quindi anche probabilmente delle perturbazioni, c'è tutta una rotazione del vortice polare, poi vedete con la freccia bianca verso il Canada, e il passaggio e l'abbassamento del fronte polare verso l'Europa e la rotazione dell'alta pressione sono dinamiche che poi portano tra il passaggio del fronte polare europeo e lo spostamento poi del vortice polare sulla zona del Canada,
sono dinamiche che poi portano un blocco successivo delle correnti atlantiche, quindi con un'alta pressione che si posiziona in mezzo a questi due, a queste due azioni, diciamo, del vortice polare, quindi un blocco delle correnti atlantiche. L'alta pressione si posiziona per meridiani verso l'Oceano Atlantico e da lì poi, dopo il passaggio polare, potrebbero aprirsi gli scenari per passaggi e per azioni più meridiane, anche dal carattere non solo polare nord-atlantico, ma anche dal carattere artico marittimo, e non è da escludere ovviamente anche una fase artico continentale, proprio perché la dinamica che vedete rappresentata nella carta mi porta a pensare, ci porta a pensare ad un poi successivo passaggio, quindi all'interno della seconda decade di febbraio, ad un passaggio di blocco delle correnti atlantiche, ad una meridianizzazione del getto e quindi anche a possibili irruzioni di aria fredda verso le medio-basse latitudini europee ed anche verso l'Italia. Quindi diciamo che i segnali per un ritorno ad un dinamismo vero e proprio di questo inverno ci sono tutti, anche nel determinismo, e ce li mostrano anche ovviamente le settimanali, che ancora confermano. Vedete, queste sono le anomalie ovviamente bariche, ci confermano proprio all'interno della seconda decade di all'inizio, diciamo, della seconda decade, tra il 12 e il 13 febbraio, proprio un'alta pressione che tende poi ad andare verso l'oceano e posizionarsi per meridiani, un getto che tende a diventare meridiano. E se noi vediamo proprio la carta delle anomalie del probabilismo, proprio diciamo che abbraccia la seconda decade, tipo 13-19 gennaio più o meno, vedete come cambia tutto lo scenario, proprio con una situazione certamente più dinamica, con possibilità anche di arrivo di fasi più fredde verso il Mediterraneo e verso l'Italia. Dinamismo che poi, ecco, potrebbe riportare piogge, neve sui nostri monti, ma anche, visto appunto quello che abbiamo detto, anche eventualmente delle condizioni favorevoli e delle nevicate anche a quote basse. Poi ovviamente non possiamo dire dove eventualmente potranno colpire queste nevicate a quote basse, però certamente sia il determinismo sia il probabilismo ci dicono che stiamo andando sulla giusta direzione per riportare questo inverno ad una certa dinamicità ed anche eventualmente l'Italia ad essere soggetta a delle incursioni di aria fredda. Questo ce lo dicono anche ovviamente il probabilismo delle temperature, vedete fino a 5 temperature oltre certamente le medie del periodo, però vedete proprio nel cuore della seconda decade, proprio tra il 13 e il 19, più o meno questo è il periodo, questo probabilismo ci dice che poi le temperature cambierebbero sensibilmente proprio a livello europeo, ma anche vedete sull'Italia e gran parte dell'Europa. Insomma, i segnali in tal senso continuano. Ad oggi possiamo iniziare a diciamo individuare un passaggio di una perturbazione verso metà della prossima settimana, che potrebbe fare un pochino d'allarme, ecco, all'alta pressione, un campanello d'allarme. Però poi sia il determinismo ci dice che verso l'inizio della seconda decade di febbraio, come avevamo appunto detto negli altri contenuti, il fronte polare si abbassi, fronte polare che dovrebbe portare un passaggio nord atlantico poi all'inizio della seconda decade di febbraio, rotazione appunto del vortice polare verso il Canada, tra le due azioni del vortice polare poi dovrebbe inquinarsi un promontorio anticiclonico da poter meridianizzare il getto poi proprio all'interno della seconda decade di febbraio, tra il 13 e il 19, tra il 13 e il 20, insomma all'interno della seconda decade di febbraio, meridianizzare il getto e quindi ecco qui arrivare anche ad un dinamismo dal carattere freddo verso anche il Mediterraneo e verso l'Italia. Più di questo non possiamo dire, perché non possiamo entrare nei dettagli se ancora il determinismo non entra proprio in quel lag temporale in maniera decisa da farci vedere poi le simulazioni modellistiche. Parliamo ovviamente di ECMWF. Quindi aspettiamo, ma certamente i segnali ci sono, continuano ad essere confortanti per un ritorno di un inverno più dinamico ed anche ovviamente con temperature più consone al periodo.
L'Italia si giocherà nella seconda decade di febbraio, nell'altra terza decade, seconda e terza decade di febbraio, però diciamo della seconda decade di febbraio, l'Italia si giocherà anche una fase fredda da poter portare oltretutto delle nevicate anche a bassa quota su alcune zone del nostro stivale. Adesso non possiamo dirlo, però certamente in questo contesto l'Italia potrebbe rientrare ovviamente in gioco anche per fasi fredde invernali. Insomma, conferma dopo conferma, stiamo arrivando al nostro step, che è quello della seconda decade di febbraio, per un ritorno ad un inverno più dinamico e certamente con temperature più invernali. Più di questo non possiamo dire, speriamo di continuare a confermare questi segnali anche nei prossimi contenuti, perché ricordiamoci sempre che stiamo parlando di lungo termine nel determinismo e di lungissimo termine del probabilismo. Quindi dobbiamo ancora andarci con le pinze, con i piedi ben saldati per terra ed essere consapevoli di cosa stiamo parlando. E poi speriamo di sciogliere, diciamo, la prognosi sui segnali e di iniziare veramente a parlare di una tendenza vera e propria. Però i segnali ci sono tutti, portiamoli in cascina e speriamo, insomma, ecco, che questo inverno veramente possa tornare nel mese di febbraio, nella seconda decade di febbraio, ad essere un vero inverno. Bene, mi fermo qui. Se vi piace questo tipo, come sempre, di analisi di lungo termine, di proiezioni di segnali, iscrivetevi al canale Stefano Bernardi Meteo. Iscrivetevi, mettete un like al video, lasciate un commento ed è tutto cosa molto gradita, come vi dico sempre. Grazie a tutti e buona giornata. A presto.